L'Argentina è in stato d'assedio. Nella notte si è dimesso il ministro dell'economia e oggi il segretario generale della presidenza, Nicolás Gallo, ha confermato che tutti i ministri hanno presentato le dimissioni al presidente Fernando de la Rúa. L'esecutivo è sotto accusa per la gravissima crisi economica. Per oggi è stato proclamato uno sciopero generale. Secondo gli ultimi dati disponibili, è di 15 morti il bilancio delle vittime delle violenze che hanno sconvolto l'Argentina, tanto da far proclamare il presidente Fernando de la Rúa lo stato d'assedio. Ci sono stati anche 178 feriti e oltre 300 arresti. Diamine quanto prude! Problemi con le zanzare? Da oggi non più con l'antizanzare Titan. Fate guardare. Wow, le hai fatte secche! E senti che odore di lavanda. Antizanzare Titan. Buoni questi biscotti! Ovvio, sono i Lockets! Ehi, i miei Lockets, lasciali! Mai, sono tutti miei. Ecco a voi. Mister Lockets, grazie. È stato nel 1967. Ci vede diseducato. Amici telespettatori, buonasera. Ben ritrovati al vostro appuntamento quotidiano. L'ospite di oggi si chiama Andrea, ha 23 anni ed è qui per raccontarci la sua storia. Ma prima, sigla. Dunque, Andrea, ti sei rivolto a noi perché hai vissuto un momento difficile, che però sei stato in grado di superare brillantemente, giusto? Proprio così. Raccontiamo la tua storia. Tutto sembrava procedere per il meglio, quando a distanza di un anno ti sei ritrovato senza lavoro. Sì, infatti, senza una giusta motivazione, da un giorno all'altro mi sono ritrovato... Sulla strada, senza futuro, senza aspettative. E nessuno ti ha detto il perché sei stato licenziato, che so, problemi con i colleghi. Niente di tutto questo, Arlo. Ero stato assunto con uno di quei contratti che fanno oggi. Hai reso perfettamente l'idea. Ma tu non sei il tipo che si arrende. Infatti cosa hai fatto? Sei tornato a casa dai tuoi genitori? No, non potrei mai. Hanno fatto fin troppo per me. Che ragazzo straordinario. Facciamo un applauso per Andrea. E quindi Andrea, dicevamo, hai dovuto lasciare l'appartamento in cui vivevi e adesso condividi la casa con altri ragazzi, giusto? Sono quattro: Flavio, Mario, Alessandro e Flaminio, tutti studenti. Immagino che siano a casa a guardarti in questo momento. Salutali. Ciao ragazzi. Senti Andrea, però tu sei un ragazzo che non perde tempo, ti sei rimboccato le maniche e hai trovato un nuovo impiego. Sì, come promoter per un'azienda di telefonia fissa. Comincio lo stage la prossima settimana. Nel frattempo vorrei preparare gli ultimi esami che mi rimangono. Ah, quindi il tuo obiettivo è quello di laurearti. Splendido. E cosa vuoi fare dopo? Dopo... Scusami, dalla regia mi dicono che dobbiamo andare in pubblicità. Ma non preoccupatevi, ritorniamo subito con la nostra trasmissione. No. Ehi, ma che succede? Mi sento stressato. È la quarta volta che non passo quest'esame. Come farò? Tutto qui il tuo problema. Rivolgiti a Magistrus. Magistrus? Sì, Magistrus, il centro di recupero esami numero uno al mondo. L'unico che mette a disposizione gente qualificata ed esperta nel campo dell'educazione e dell'insegnamento. Ma come farò? Non so se me lo potrò permettere. Ma non hai niente da temere con Credito Max, la società di credito della Magistrus S.p.A. Chiunque può permettersi. Fantastico. Allora corro subito nella sede del Magistrus più vicino. Ma certo, ne trovi uno in ogni città. Visita il nostro sito. Scusa, il Magistrus. Ah, è proprio vero. Con Magistrus la cultura è a portata di casa. Anche questa è una storia che ci insegna che veramente non è l'uomo che può decidere quando morire e come morire. L'importante è vivere. Pronto. Oggi è il suo giorno fortunato, caro signore. Può cominciare fin da subito a risparmiare sulle sue bollette. Grazie, non mi interessa. Aspetti, chiamo per conto di... Ci tocca vivere. E noi cambiamo, ovviamente, e ricominciamo ad amare. E ricominciamo ad amare una pistola spia di oggi. Perché non dovrebbe essere una tragedia, dovrebbe essere un fatto naturalmente acquisito. Dottoressa Vignola, il fatto che... Mm.
ritrovati al vostro appuntamento quotidiano. Oggi è con noi Silvio. Silvio ha 23 anni ed è qui con noi per raccontarci la sua storia. Ma prima, sigla! Separate l'Italia su due storie di grandi dolori, storie di privazioni, dove la privazione per la tonificazione, per la muscolazione e quello cardio. Vedeva un po' così col paraocchi. Nella famiglia, no? Invece di accorgersi che il figlio ha un disagio, ma vedere molto poco i suoi figli, ma non finisce qui. Gire, sei andato a scavare. Identico, questo per motivi di tempo. Mia figlia ad aprile farà 10. Così, fra alti e bassi, la loro storia andò avanti per quasi 5. Ecco, io credo che siamo riusciti a stabilire questi concetti. Ma ti rendi conto? Ma perché è così diversa da suo fratello? Posso aver parlato male di me? Però si vede facendo un'analisi di composizione corporea. Pertanto finisce per sempre. Perché cosa è successo a quella pensa? Mary Caldarazzo, fondamentale. Scuola aperta. Sì. Per rincontrarla, per mia figlia grande. A discapito della loro felicità, tranquillità, armonia, deve essere... Carlo? Hai sognato per le tue figlie un matrimonio come il tuo? Riconosciuto. Sì, perché poi in quell'età lì cambiano anche... Assolutamente, tanto, no? Quindi anche tu lo segui, sì, vero? Sì, era tenersi un uomo in casa. Assolutamente, con loro... Il primo spazio è una diseducazione. Iper, bagnino e sub. E scappa. Non c'era niente da vedere, sono venuto via, non volevo metterla più in difficoltà. No, non c'era più niente da vedere. Io sono estremamente preoccupato per mia figlia.